Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo tutorial vi spiego come aggiustare la nuova season di Fortnite riguardo agli errori che non si apre, crash, lag, problemi grafici, sempre le stesse cose su moltissimi giochi come su Warzone, Rainbow, altri giochi di sparatutto e altri Battle Royale. Sempre la stessa cosa. Quindi, ragazzi, prima di cominciare, vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, ragazzi, di lasciare anche un like se questo video vi è stato utilissimo. In descrizione vi ho lasciato un link, un pacchetto, un tipo di mega pacchetto per installare alcuni componenti aggiuntivi per risolvere i problemi, come ho detto prima, al crash, i problemi anche grafici. Quindi, questo è il pacchetto. Dovete solamente estrarre questo pacchetto oppure entrare su questo pacchetto nella cartella DirectX install. Quindi facciamo così, extract to Fortnite, eccolo qua. Una volta estratto, visto che non lo trovo sul desktop, devo per forza aggiornarlo, ecco la cartella. Ecco la cartella, quindi andiamo su Microsoft Runtime C++ Software, questo qui. Installa tutto, installate tutto. Attendiamo ogni configurazione Microsoft Visual C++, sempre sì, sempre segue amministratore. Tutti, dovete seguirli tutti. Dal 2005 fino al 2022, tutti dico. Come ho detto, è un mega pacchetto che c'ha tutti i componenti, tutti, E state a posto voi. Una volta scaricati e installati, una volta fatta questa procedura riguardo a Microsoft Visual, chiudiamo tutto, andiamo un attimo su Epic Games, sui tre puntini, gestisci, verifica file, fate una bella verifica dei file su Fortnite e una volta fatto andiamo nel percorso file di Fortnite, quindi sempre su dove era, gestisci la cartella questa. Mi sembra Fortnite Game, Binaries. 64 oppure era Win 64 Easy Anti Cheat, Easy Anti Cheat Setup, ci metterà più o meno pochi secondi. Riparazione sia su Current Game 217 Game 12, riparazione. Questo vabbè, dà sempre l'errore. Chiudiamo tutto. Vedete tutto. Fate anche un riavvio del PC. Chiudiamo qui, andiamo anche su tasto Windows più R, su esegui updata. Updata, scusate, mi ho sbagliato. Temp. Continua. Qui dobbiamo cancellare tutte le immondizie, tutti i file temporanei, quindi del. Se no. Ignora. Chiudo tutto. Io, visto che uso un'applicazione per rimuovere tutti i file temporanei dal mio PC per farlo più pulito, BleachBit, ci ho fatto anche un tutorial in alto a destra, questo tutorial qui. Guardatelo che veramente questa applicazione rimuove tutti i file immondizie. Veramente mi ha liberato quasi 30 GB di spazio. Pulisci, eliminiamo tutto. Ho 11 GB di immondizia da eliminare. File eliminati, 1087 file immondizie, e chiudiamo tutto. Una volta fatto, apriamo Fortnite e vedete se si è aperto, se ha avuto qualche problema. Io faccio su, avvia. Il gioco va, quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Come ho detto, iscrivetevi al canale e lasciate like se questo video è stato utilissimo e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.